Che questo è enorme. Oh, bellissimo. Grazie, scopo, semplice. Ah, cos'è fuori? No. No, eccolo là. Perché hai parlato? L'ho cacciato. Hai parlato. Oh, però ve lo dico, non aspettate. Appena dice basta, appena io dico basta, si procede. Allora. Ok. È brutta. Questa frase fa proprio schifo. Anche la mia fa schifo. Sì, anche la mia non è molto brutta. Però anche una piccantezza che la renderà esotica. Ok, ok. No, perdonami, scusami. Ecco qua. Cos'è sta frase? Io mi immagino cosa ha scritto. Io non commento la mia frase. Allora, ripetiamo la regola del basta. Quando io dico basta, bisogna premere pronto. Ok, ricevuto. Ho capito anch'io. Capito. Bene. Bene. Un'altra regola, posso ricordarla? Posso ricordarla io? Sì. È preferibile mettere pochi soggetti nelle frasi, non sette, capito? Cosa ci... Qualcuno ha messo sette soggetti? No! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Io ne ho messi due. No, io ne ho messi solo di brutto, quattro. Da me ce ne sono tre. Io uno soltanto. Ma pure! Sono quattro. Secondo però me uno di quelli che ne ha tanti è Giorgia. No, però... no, io ne ho fatto tra uno. Tra l'altro, come si rappresenta Giorgia? Fai, inventa. Sono un attimo confuso. Marrone, okay, perfetto, comunque. Va bene. Mi sono fatta la siccia. Vabbè, Bordeaux. Faccio marrone. Aspetta. No, aiuto, come lo faccio? Oh mio Dio, ragazzi. Panicando. Oddio. Non c'è tanto tempo, io ve lo sto dicendo. Ma è troppo difficile. Fallo e basta. Dove lo faccio io? Sì. Ok, io ci sto provando. Oddio. Tantissimo. Il mio è un bel disegno. Il mio no. No, aspetta. Anche il mio. Anch'io sto cercando di farlo. Voi dovete imparare a risparmiare tempo. Ci sono dei modi per risparmiare. Infatti così, tipo la vita qua. È tutto ecco. Un risparmiare tempo. Perché verissimo. Se perdi tempo, rimani in culà. Di brutto. Vero, verissimo. Rimani tutto. Quando vuoi la Ionisa pronto. Alla te devi sta zitto, ok? No. Ok, perché non è giusto anch'io. Che tu sei pronto, non è che parli per tutti. Gli altri non sono pronti. Ci siamo messi male un po'. Oh. Ma manca pochino, pochino. Ecco qua, finito. Io ho già finito. Siamo pronto. Il mio è brutto. Giorgia, non è che per una volta che finisci giusta devi... No, era per celebrare le palle. E non celebriamo niente, ok? No, scusa. Prego, pronti. Ecco, chi è pronti? Manca? Io ho messo. Oddio. Ma che bello. Ma il mio non si capisce nulla. Scrivi, muoviti. Pronti? Sì, sì. Però via. Che sono dei quadri astratti. Bisogna un attimo. Io ho tolto un soggetto nel caso. Tre. Ma cosa significa? Dai. No. Ma che schifo fai? Si mette tutti presto il via, ok? A posto. Vabbè, no. Metti tu devi fare la base. No, aiuto. Poi metti i dettagli finché c'è tempo. Ok, io ci sono, perfetto. Pronto. Io l'ho fatto, ma è ancora più brutto di quello di prima. Due. Fatto. Uno, via, vai. Vai, ho messo. Ok. Cos'è? Cos'è? Ok. No, non ho capito. Muoversi! Ah, questo è molto bello questo disegno, Fatto, fatto. Mamma ho mia. Ho fatto, penso. Mancano due imbecilli, Ok, ok. Chi è l'ultimo? Manca un manca? Chi è? È Jerry. E chi era? No, io ma stai fatto. Zitto. No, era, Ma stai zitto che sei un faccia di... No. Jerry, che eri te? Era lui. Palese. Ci eri tu? No. Sembrava un po' sentito quello. Vero? No. Scommettiamo delle monete. Che non ero. Scommettere delle monete? Le perderesti. La smetti di essere. No, le perderesti. Non sono stato io. Infatti, la smetti di essere ludopatico? No. Allora, io mi dissocio. Ok. Non sono ludopatico. Vai a farti curare. Perché è una malattia. Ok. Ok. No, non lo sono. No, non lo so. Perché non era normale quel vuoi scommettere, cosa scommetti? Non lo era. Però ho detto monete, non mica... Cioè. Soldi, monete, la stessa cosa, No, dobloni del tesoro, sì. Tipo. Adesso cerca di rimediare. Non c'è da rimediare. Quanto tempo abbiamo ancora, Lion? Poco. Dai, un po' di tempo. Oh, oddio! Nuru. Oh, sì? Difficile! Madonna mia. No, ho fatto schifo. Beh, il mio è bellino, Mamma mia, che difficile. Oddio. Ok.
È orrendo. Tutto marrone. Il mio è veramente brutto. Pure il mio. Questo non l'ho capito, sinceramente. Ok. Fatto. Ok. Fatto. Pronto. Ok. Dai, che manca l'ultima. Ma chi è l'ultimo ogni volta? Qua posso dirlo. Qua, scusate. Ero io. Almeno sei onesto. Stavolta. Apprezzabile. Che significa? Vabbè. Non è che eri tu anche prima, paga. No. Finisco sempre in un minuto. Come mettere delle monete. Era Jerick prima. No, prima non ero. Allora quello schifo de Cico. Ti giuro. Ma quello era. Allora, facciamo la scommessa, eh. Ancora. Pure, dai, Jerick. Aspetti con sta storia. Non lo ero, È fissato. Guarda che ti pago la terapia. Tu non lo sai nemmeno, arriva a casa il terapista, eh. Con cosa la paghi? Con i soldi. Con le monete? Oddio. No, è grave, ragazzi. Ma sta cadendo di brutto. No. Non ricordavo che fosse così grave la situazione. Non è grave. Gravissima. Non è gravissima. Il primo motivo per cui hai bisogno d'aiuto è perché non riconosci che hai bisogno d'aiuto. No, ancora questa storia non è un bisogno di... È vero. No, questo disegno potrebbe sembrare un pizzello, ma non lo è. Però mi lascio più tempo dato che l'ultimo, please. No, malissimo. Brigati, che finisce subito. No. Siamo quasi a metà anche. Così? Oddio mio. Non ce la faremo mai. Io ho fatto. Così? Anch'io. Anch'io. No! Mamma mia, che figlio. Oddio, ho fatto anch'io. Vai. No, aspettate. Oddio. No, Lion, non dire così. Alex, muoviti. È no. Anche Stre. Anzi, no. Va bene, metto pronto. Io l'ho messo, Anch'io. Manca qualcuno, però. Fatto, anch'io. Io ho fatto. Allora, Giorgia sbaglia tutto ed esplode. Ti sembra giusto? Ok. Il termine sbagliare non so. Ma come... perché c'è un piccone? È perché l'ha rotto? Che sbaglia, non lo so. Vabbè, non sta esplodendo, però che dire. Ho messo le nuvolette ma non si nota. E Giorgio spacca il piccolo e esplode la TNT. Effettivamente, cioè. Succede questa cosa. Io non sapevo farlo. Cos'è una pigliata? Diciamo vabbè, Jerick, magari la prossima volta coloriamo qualche cosa. Sì, già. Oh, ha capito di essere lei, incredibile. Sì, quello sì. Bellino. Questo è il piccone rimasto. No, ma che cavolo, Ma sembra che è una padella. Ci ho provato. C'ha un boomerang. No, è che c'è il manico, ma si confonde col colore. Ma esplode la TNT con un piccone. Perfetto. Che schifo, paga. Paga, l'altra volta avevi fatto molto meglio. Colorato. Sì. Perché è l'ultimo peperone. Dai, paga, che delusione. Devi allenare da solo quando non giochiamo. Dai, ascolta un disco musicale triste. Questa è bella, questa frase è bella, Non è mica insulsa. Però non è Lion. Sì. E fa gli occhiali. È vero, gli occhiali. È la cosa più importante. Lion piange ascoltando il disco rotto. Vedi, piange, poi venire triste. Piange, quindi. Questo sono io, qua mi riconosco. Ho fatto pelato, però mi vedi? Dispiace. Uguale identica, infatti. Vedi, paga quando uno fa bene. È vero, c'è anche pure il disco ben visibile. Questo fa schifo un po'. Io ci ho provato tanto, però. Il disco non è rotto comunque, infatti. No. Mazza, se è solo deforme, perché ma è deforme anche il resto del disegno. Quindi... Non capivo se era fatto apposta o no. Vabbè, ascoltando un disco. Piange e balla, beh, ovviamente. Vabbè. Ah, mi ha fatto piangere quello. Sembra un robot. Cico mangia un sandwich e un pizzo. Ma quante cose. Ma mi è arrivato questo di... Se arrivava a me, se arrivava a me, tu non giocavi più, Ma cosa no, dai, hai rischiato simpatica. Hai rischiato. E non è la frase peggiore? Vabbè, che bellissimo. Schifo. Non è ma un sandwich però. Ma cos'è poi? Strefa, è veramente schifo. Non so. Dove però ho tagliato il piccione così avevano tanti soggetti. Ma... Anche tu, Giorgia. Io ci ho provato. Io non ho visto la cacca lì. Pensavo ma come no? Salsa. Perché per te è normale. Tu mangi i panni cagati tutto il giorno. No, no. Se fosse.
Ecco qua, no, ho aggiunto bellissimo! Che c'è un poverello che non ha niente da mangiare. Cicco fa schifo. Guarda tutto, con le occhiaie. Guarda, pure piange, poverello. Gli posso dare il cetriolino a lui al massimo. Non gli dai nulla perché sei un infame. Okay. Ma un giorno quel poverello invertirà l'ordine della gerarchia sociale e ti mangerà. Ok. A me. Sì. Tu simboleggi il capitalismo e il poverello è il poverello che un giorno sarà al potere. Cicco mangia un panino Chad e uno piange. È il dramma sociale della società. Eccolo qua. Eccolo, ah, vedi? No, mangiare, guarda Chad, il panino cattivo. Ah sì, mangiamoci. È vivente. Ma si è casato. Sei divorato dal denaro tu e dalle scommesse. Dal denaro che non hai e dalle scommesse che te l'hanno portato via. No, questo qua non è fatto bene. Lion suona una campana enorme e vivente. Ma cosa vuol dire? No, c'è a questo ti piace di brutto, guarda. Oh, che bellino. Mi piace. Molto bello. Vabbè, campana. È enorme la campana. È enorme. Lo è. Viva. Lo è. Anche questo, oddio, è enorme. Oh, bellissimo. Grazie, scopa, semplice. Sì. Ah, cos'è fuori? No, eccolo là. Perché hai parlato? L'ho cacciato. L'hai bannato. Ma lei guarda... Che poi parla audacia. Lui che ha fatto sto a schifo. Questo è un lampadario. Tu hai fatto un lampadario, scroto vivente, essere umile. E l'ho ricacciato pure. Era anche la lampadina comunque. Oh, meno male che Jerica ha capito, guarda, mi stupisce. No, grazie. Bellino. Carino. Dai, bello, sono contenta. Faccio rientrare. Grazie per avermi riaccolto nel gruppo. Quanta gentilezza. Dirk Chad scolleva un pianeta. Lui sì. Ah, bello. Bene, bene, dai. Che busca. Sarà sicuramente anno di Chico. No. Urano. Cosa? Anno di Chico. Non Urano. Non sta volando, però va bene. Mi sta. Questi sono figo. Due Jerick. No, per il che prima è lì che si sposta. Sta vola di brutto. La terra, stupenda, tra l'altro, mi sembra piatta d'arte. Quella terra, piatta, Cicco. Non volevo scrivere. E anche quella di Alex. Perché lo è. Oh, no, a terra. No, non iniziamo. Il terra piattista era piaga una volta. Però non è divertente se io ti caccio via e non si sente nulla. Non leggi la... Chiedi di non essere cacciato. Basta cacciarmi. Ok, così è... Così è più bello. Chiedilo più disperatamente. Basta cacciarmi. Cacciamolo. Comunque qua ha un razzo nel sedere, giustamente, perché Anna non sta scritto così. Per la propulsione. Ma scusa, Alex ha disegnato quello. No, io ho un po' propulsione. Timore della frase che ha scritto Giorgia. E perché vuoi baciarti paga? Ma perché ha scritto sta frase? Boh. Non c'è che vuoi scrivere sempre queste cose. Bello, Molto bello. Molto bello. Belle bocche. Sì. Fanno la staccata. No, il tuo è molto peggio. Pecissimo, lo so, è molto ma brutto. Che bei castelli che avete fatto voi. Sono dei castelli. Sì. È orribile. Guarda, guarda. Quella è una galleria. Insultano? Perché? Sì. Perché sembrava che si stessero dicendo su. Dicendo su, non si stavano dicendo su. Adesso si stanno dicendo su. Beh, sono arrabbiati, arrabbiatissimi. Che okay, scusate. Peccato fa la babysitter a paga Jerica e Giorgia. Ma vabbè, bastava disegnare tre palline. Esatto, Cicco, dai. Grazie, ragazzi. Ma quello dai, rosso. Non lo sapevo. Quello rosso è una palla. Stray, il capo del gruppo. Il quale gruppo, però? Quello dei deficienti. Io ho capito. Era importante. Ecco, guarda qui. No, bellissimo. Che bello. Però, seguitemi. Una postilla. Ci sei anche tu là. No, quella è. Neanch'io. Oddio. No, c'è Alex. È vero. E quella ragione. No, ma non intendevo te. Volevo. Dai, siamo nel gruppo di Stray. Ho fatto colori a casa. Siamo nel gruppo di Stray. Non ma guarda, starci. Io piuttosto mi autocauserei una diarrea. No. Piuttosto che andare. Dai, spocchi il gruppo di Stray poi. Mi cago addosso, Stray. Questo è. Questo è fatto bene. Sì, è bello, grazie. Perché sembrano tutti. Scassati. E infatti io ho scritto Stregato fa da capitano alla squadra dei deficienti. Questa è la più corretta di tutte. Ecco qua. Ecco qua è un pirata che. Ma perché non ci siamo nella squadra? Non è perché chissà. Strano, eh. Ok, qua è il momento catartico. Cosa avrà scritto? Ma dov'è?
il verbo, eh? Non sapevo cosa scrivere io questa malattia. Oggetto, verbo, complemento proprio, no, male. Però Alex l'ha fatta bene. Grazie. Bella. Molto bella. Ma c'ho un dubbio. Vedrai tra poco. Oh oh. Vabbè, è dai. Bella, eh. Per essere fatto da lui. Sorride anche. Corona felice. Vedi, ha la faccina felice la corona. Anche questo è carino, dai. Grazie. Ecco, lo sapevo. Dov'è che mi sto specchiando? Ma non lo so, cos'è questa cosa qui? Sei tu e basta. Che indosso? Io no. Però tu sei ignorante e non conosci il verbo indossare. Ma guarda, sembrano i capelli poi. Ma perché? No. Cico, prega di non essere scacciato. No, dai, non dai, fatto bene. Oh. È finito così. Va bene. Ci vediamo domani, ragazzi. Grazie di essere stati con noi. Buona a tutti voi. Un bacione. E Lion out.